Ciao a tutti, sono Andrea, questa è La Fenice, il mio bed and breakfast a Olevano Romano. Olevano Romano è una cittadina situata a circa 50 km dalla capitale, facilmente raggiungibile sia via treno sia per le strade urbane ordinarie. Olevano Romano ha una forte tradizione culinaria, qui esistono ancora le signore di una certa età che tirano la pasta sfoglia fatta a mano, ravioli, fettuccine e quant'altro. È un'ottima produzione di vino DOC, il cesaranese di Olevano Romano. Mi piacerebbe accompagnarvi a fare un giro nelle cantine della zona. Io e mia moglie amiamo molto gli animali, infatti abbiamo 3 cani. Amiamo gli animali e siamo ben felici se anche voi ne siete in possesso, e qui gli animali sono benvenuti. Abbiamo comprato questa casa nel 2000, nel 2005 l'abbiamo ristrutturata completamente e abbiamo deciso di condividere le cose che a noi sembravano belle con gli altri, col mondo esterno. Per far questo abbiamo adibito il secondo piano della nostra casa a bed and breakfast. Abbiamo 3 camere, una suite Romeo e Giulietta, dotata anche di un camino perfettamente funzionante d'inverno, che può essere adibita sia come suite sia come camera tripla. E poi abbiamo 2 camere. Una camera con vista che si affaccia sulla valle circostante e la camera sergiana. Sergiana, il nome sergiana è abbastanza originale ed è stato dato da un nostro amico, un architetto americano, che si interrogava sul nome femminile, sui nomi femminili olevanesi. Un bed and breakfast è un punto di incontro, un punto di ritrovo. Noi vogliamo che il turista venga a conoscere i lati più nascosti di questa nostra regione. Pace e tranquillità la fanno da padrone, potreste anche scegliere Olevano Romano come meta per poi spostarvi comodamente in treno e raggiungere Roma. Siamo anche vicino ai più famosi castelli romani. Olevano Romano è situato in una zona strategica, da qui sono raggiungibili posti come Anagni, dove è famoso per la casa per il palazzo di Bonifacio, il famoso schiaffo. Anagni, Fiuggi, Subiaco con i suoi monasteri, Tivoli con Villa d'Este e Villa Adriana, Genzano con la chiesa della Madonna del Buon Consiglio, dove al suo interno si trova uno degli organi più importanti d'Europa, forse anche il più grande. A pochi chilometri abbiamo Palestrina, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le tasche. Olevano Romano è vicino a Valmontone. A Valmontone fra poco aprirà uno dei più grossi parchi Euro Disney d'Europa. Infatti nel 2011 sarà inaugurato. Valmontone, oltre a essere uno snodo ferroviario importante, oltre alla ferrovia c'è anche il casello autostradale, è sede di uno dei 5 outlet in Italia. L'outlet, come sapete, è una catena di negozi dove vengono vendute le grandi firme a prezzi vantaggiosissimi. Un'ottima occasione per fare uno shopping all'outlet e poi passare una serata insieme con noi bevendo magari una buona bottiglia. Siamo curiosi di conoscervi e spero che anche voi lo siate.